La piramide dei bisogni di Abraham Maslow. Nel 1954 lo psicologo statunitense Abraham Harold Maslow ideò la gerarchia dei bisogni umani. Egli sosteneva che solo soddisfacendo le necessità inferiori si poteva arrivare ad uno stadio superiore di realizzazione personale. Pur essendo una visione molto semplificata e standardizzata dei bisogni dell'essere umano, visto che, secondo il mio umile parere, non tutti, anche tenendo conto delle diverse età del maschio e della femmina, danno la stessa importanza alle necessità descritte da Maslow. Tale gerarchia, comunque, e per come la vedo io, può essere un'ottima base di partenza per comprendere il funzionamento dell'individuo medio. La sua struttura va così interpretata. Se non si soddisfano i bisogni primari, come una buona alimentazione, un buon riposo, un'idonea attività fisica ed una regolare attività sessuale, non ci si sentirà mai motivati nel ricercare qualcosa di più elevato. Se non si è sicuri di stare bene, di avere un lavoro, di aver realizzato nella vita qualcosa, si avranno difficoltà a creare rapporti duraturi e felici in ambito affettivo. Se poi non si riescono a creare rapporti interpersonali sinceri e di valore, non ci si sentirà mai realizzati nella propria esistenza, visto che non sono di certo gli abbondanti denari o la posizione sociale e lavorativa a portare la felicità nell'essere umano medio. Ed, infine, senza sentirci appagati ed avendo stima di noi stessi, raramente arriveremo ad esternare quella creatività, quella spontaneità ed a rispettare l'universo che ci ospita, ovvero il pianeta sul quale viviamo con tutte le sue forme di vita e la sua struttura inorganica.